tutto questo perché? Perché Capri è anche vostra, anzi è soprattutto vostra. Vi ricordate tanto tempo fa quando cominciammo a promettere qualcosa? Piano piano ci stiamo riuscendo, ma dobbiamo dire la verità. Ci siamo riusciti perché tante persone che sono in mezzo a voi hanno permesso questo. I nostri amici che hanno tanto lavorato, svegliandosi ogni mattina alle 6 di mattina, ogni domenica alle 6 per venire qua a pulire il parchetto e pulire altre zone, sono riusciti a fare anche questo miracolo. Io li vorrei qua questi amici, per piacere. Sindaco, ma ci fai un parchetto? Quando ha visto che c'eravamo riusciti è venuto e mi ha detto sì, grazie per il parchetto. Con piccoli, piccolissimi passi noi stiamo portando avanti questo progetto. Noi crediamo fermamente in un progetto comune. Speriamo che tutti voi che siete oggi stasera qui verrete domani insieme a noi a recuperare un piccolo spazio di Capri. Questi spazi sono per i nostri figli, per i nostri bambini. Facciamo insieme in modo che Capri ritorni bella come era prima, ma lo possiamo realizzare solo tutti insieme. Dobbiamo essere un grande gruppo con una grande voglia per Capri, di amare Capri, perché Capri è nostra, Capri è anche nostra. Grazie. Brava. Dire solo una parola di congratulazione a quello che sto vedendo. Ho sentito che sono spazi recuperati attraverso un volontariato e questo non ci può fare che piacere. Ho sentito di una richiesta di aiuto perché questi spazi siano non soltanto fatti, perché non ci vuole niente, ma bisogna anche conservarli, e quindi che ognuno di noi possa davvero collaborare per la pulizia non solo, ma anche per la conservazione. Forse i bambini chiedono a noi adulti un piccolo supplemento di impegno, perché tante volte noi siamo trascurati, non ce la pigliamo con i bambini, il problema siamo noi grandi. E che cosa di più bello per giocare tutti insieme che sentirsi veramente fratelli. Allora riaffermiamo questo, come sappiamo fare da cristiani.